Io ho questo sito, i primi risultati su Google, ho questo sito e ho questo sito. Quale vi ispira più fiducia, diciamo così, al... C'è questo, poi c'è questo e poi c'è questo. La grafica del singolo non è tanto moderna, Sì, infatti, perché sembra un questo sito po' è fatto in maniera retro. artigianale. Mentre il secondo, questo qui, mi ha colpito il fatto che abbia messo di fianco diciamo, il materiale anche la fotografia, che secondo me Certo. è una grafica Probabilmente per noi che un po'. non conosciamo l'argomento, giudichiamo in modo estetico, forse il terzo e il primo sono quelli più, magari per l'artigiano che deve cercare effettivamente i profilati in alluminio, questa cosa qui, anche queste foto, anche queste le canaline, eccetera. Sì, cioè in questo caso la grafica potrebbe essere non influente sulla decisione di scelta, anche se non so. No, non essere così influente come rispetto alla qualità delle informazioni, al dettaglio o al fatto che ci sono delle cose tecniche. Ok? Non sempre la grafica è decisiva, però sicuramente aiuta. Poi volevo farvi l'ultimo esempio. Risultati per azienda leader. Fulvo, quello che ha scritto www.aziendaleader.com, cioè proprio. Vittoria, questa è delle Ora, se io sono Fassa Bartolo e scrivo che sono un'azienda leader nel settore dell'edilizia, ci potrebbe anche stare. potrebbe anche stare. Se io sono Coca-Cola e scrivo che sono azienda leader nelle bevande, ce la posso anche stare, ok? Già qui io non lo so, però continuiamo a fare la nostra ricerca. Materassi e materassi. È azienda leader nel settore del riposo? Cioè, più azienda leader di Permaflex o di qualcun altro? Tecnogym è un'azienda leader. Come vedete, sono tutte aziende leader. Ma saranno effettivamente aziende leader nel loro settore, io non le conosco. E dai. Eccetera, eccetera. Quindi per farvi capire come questo tipo di espressione, che poi possiamo dire... Possiamo anche allargare, basta prendere un testo, una brochure, qualsiasi marcogete di quante ce ne siano di queste espressioni che sono apparentemente, come dire, chi le scrive sembra che si stia dando un tono di grande azienda, poi magari ti accorgi che c'hanno un piccolo capannone qua dietro, ok, che non è nulla di male, però non puoi scrivere che sei l'azienda leader in una cosa se poi sai che a 2 km da te ce n'è una più grande, a 10 km ce n'è una più grande ancora, eccetera, 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 ok? Cioè devi essere rispettoso, stai solo dando, non stai dando chi scrive azienda leader, esperienza e professionalità, forniamo consulenza a 360 gradi, pensando che le persone si rivolgano a te, perché tu hai scritto queste cose, sta sbagliando. Cioè è meglio essere onesti e diretti, perché tanto prima o poi se l'accorgono se sei un'azienda leader, se ti vengono a trovare e tu sei un'azienda come tutte le altre. Oppure sei semplicemente un professionista che fa una cosa sola, o con le tue migliori tecnologie sono i computer che noi tutti usiamo, che figura ci stai facendo? Cioè non c'è nessuna differenza. Allora, se vuoi dire che esperienza e professionalità devi essere specifico. Allora, sono un avvocato di 40 anni è diverso da sono un avvocato con 5 anni di esperienza. Okay? La professionalità, tutti aggiungono che hanno professionalità, ma è il presupposto, cioè non dovresti proprio lavorare se non sei professionale, non è che mi stai facendo una cortesia. Siamo professionali, seguiamo i nostri clienti, li curiamo, li trattiamo. Sto pagando, non è che mi fai una cortesia, se lo fai a gratis posso pure capire. Ok, consulenza a 360 gradi è meglio dire consulenza a
50 gradi, però dici faccio consulenza specializzata in questo, questo, questo e questo perché ho 10 anni di esperienza, 20 anni di esperienza, eccetera, eccetera. Le migliori tecnologie, invece di dire migliori tecnologie, diciamo, utilizziamo la tecnologia streaming standard, all'avanguardia o la migliore del mondo, ma utilizziamo questa tecnologia streaming, oppure utilizziamo 10 computer, oppure utilizziamo quest'altra cosa, le migliori telecamere a 4D, eccetera, eccetera. Però meglio essere sempre specifici, ok? Piuttosto che utilizzare queste parole vuote. Parole vuote non servono a niente. Allora, questo l'abbiamo fatto. In fase di revisione del testo, quindi una volta che io l'ho scritto, una volta che ho fatto una prima versione, una volta che sto cominciando a correggere, credibilità, chiarezza, tolgo i paroloni, aggiusto le sigle, eccetera, eccetera, può essere utile utilizzare queste, essere utile utilizzare queste tecniche. Prendete il testo e lo azzeccate al muro, ok, e lo lasciate stare là. Il giorno dopo lo andate a rileggere, solitamente lo strappate e ricominciate da capo, oppure gran parte di quello che vi sembrava un gran capolavoro nella prima fase, in realtà molte di quelle cose possono essere tolte, cioè che a mente fredda t'accorgi che non va bene. Poi, leggere ad alta voce. Ad alta voce ti aiuta a sentire il ritmo, il suono che hanno le parole, come sono strutturate le frasi. Vediamo un attimo. La Materassi e Materassi, un'azienda leader nel settore del riposo da oltre 50 anni. Qua ci manca un verbo, per esempio, però va bene. La mission, tutte le aziende italiane adesso hanno una mission, del marchio è sempre stata quella di creare prodotti ad hoc per ogni esigenza, puntando su design avanzati nel rispetto assoluto della natura che ci circonda. Quindi, creare prodotti. Però tu lo devi sapere che tu sei l'azienda, cioè. Però se io mi rivolgo, no, io dico come, Sì. cioè adesso tutte le aziende hanno una mission, è anche dettato perché se io mi rivolgo a un operatore di siti, secondo me un po' adesso stanno andando verso lo standardizzato, cioè fanno una sorta di copia e incolla cambiando, cioè raramente, come abbiamo detto, mi trovo davanti a una persona che non sia solo un informatico che mi faccia il sito, ma che sia anche Un comunicatore. un comunicatore, perché Ok. quello io vedo che effettivamente adesso tutte le aziende all'interno hanno chi siamo, mission. Che non legge nessuno, cioè il chi siamo, la mission, la vision, cioè sono pagine che se voi togliete dai siti web, cioè non se ne accorge nessuno. Cioè se voi avete un sito web e togliete quelle pagine, il giorno dopo non succede nessuno, non le legge nessuno e non se ne accorge nessuno, perché tutti sappiamo che se andiamo su chi siamo, ci dobbiamo subire la mission, cioè questa autocelebrazione dell'azienda, in cui dice che fanno questi materassi fantastici, che sono materassi uguali a tutti quelli degli altri. Quindi qualcuno di voi legge il chi siamo? Cioè quando proprio è indispensabile, te lo devi subire. Cioè. Ma chi è che legge il chi siamo? Nessuno. La mission. Ma perché tu sei un'azienda? Perché devi avere una mission? Cioè devi avere degli obiettivi. Cioè fate dei materassi, la tua mission è vendere i materassi alla gente. Può essere farli dormire bene, ok? Può essere la tua mission. Però puoi anche non utilizzare mission, non se ne accorge nessuno. Anche gli americani non utilizzano più mission, perché la devi usare tu che sei. Prato? Ok, però. La mission del marchio è stata sempre quella di creare prodotti ad hoc per ogni esigenza, puntando su design avanzati nel rispetto assoluto della natura che ci circonda. Che cosa si capisce? Creare prodotti ad hoc per ogni esigenza. Va bene, io voglio tenere la macchina più pulita, tu fai dei prodotti ad hoc per queste esigenze. Quali sono le ogni esigenze? Beh, avendo parlato di materassi e materassi, non si può sottintendere che è creare prodotti, cioè in questo caso creare un materasso ad hoc per ogni esigenza. Ok, però dovresti scrivere, non mi dice che vogliamo creare dei materassi. Anche se prima la Sì. chiamano per esempio la materassi e materassi, Ok. un'azienda leader nel settore del riposo da oltre 50 50 anni. anni.
Okay. E poi dice, la mission del marketing è stata quella di creare prodotti ad hoc per ogni esigenza. Cioè, è vero che è un po' forzata, però io riesco a Però come possiamo sostituire per ogni esigenza? Cioè, a me vengono in mente i materassi. Cioè, quando vi dico materassi per tre esigenze, ditemi tre esigenze diverse di un materasso. Tre destinatari diversi di un materasso. I bambini hanno un materasso diverso? Gli adulti? Le donne? Quindi se tu però fai dei materassi su misura oppure con delle caratteristiche speciali, o lo dici o stai zitto. Puoi dire ad hoc per ogni esigenza, puntando su design avanzati nel rispetto della natura che ci circonda. Tu non hai ancora detto che materasso fai, già mi hai detto che li fai rispettando la natura, ad esempio. Però ritornando alla cosa che dicevi tu, è vero che il web designer o chi ti scrive i testi butta dentro qualsiasi cosa pur di dire pubblica così ti mando la fattura. Però sei tu, se è tu l'azienda che sai che prodotti fai, sei tu che devi dire, ma bello, ma che hai scritto? Però molte volte ci si affida, cioè non dico che è brutto contraddire, però cioè, come se io volessi insegnare a te il tuo mestiere, È cioè quello, il valenzio, solo, no, ma allora così è è. giusto che io Cioè, ti tu non mi, aiuto cioè, a te, non mi puoi dire magari che cosa è meglio. Come dire, come lavorare la foto, eccetera, eccetera. Però mi puoi dire il tuo prodotto, perché quello l'hai inventato tu, l'hai fatto tu. Se, chi meglio di te può sapere come è fatto questo prodotto? Cioè, tutte le informazioni che dovrebbero essere principali stanno qua giù. Sono indeformabili? Ok, allora perché non metterlo qui? Cioè, creiamo dei materassi indeformabili, economici. Ma togliere tu a questo punto la mission del marchio è direttamente partire con produzione di materassi di alta qualità o che sia scritto per un riposo naturale salutare. Non sarebbe solo meglio magari inserire una pagina sul, diciamo, tipo quella di Comparaccio, Sì. no? Quindi con magari dei link C'è con questo delle praticamente. parole. Ergonomici, ecologici, Integrando tutto il cioè quali prezzo, sono alla fine? offerte del mese, non so. Alla fine dovremmo trovarli qua dentro, credo. Ecco qua. Cioè chi entra nel sito loro? Ok? Questa è la home. Sì, questa è la home. Cioè questo ad esempio dovrebbe andare molto più su. Ok? Dovresti per prevedere, cioè, mi metti prima la home domestic. Sì, vabbè, ritengono in questa fase che magari c'è la detrazione fiscale. Quindi tutti quei 6 quadrati li potevi mettere sotto i prodotti invece che hai messo sotto, che alla fine Sono in una fase in cui ancora non ho sono la scelto, tua azienda. non ho ancora presentato cosa voglio, i prodotti che tu mi puoi offrire. Quindi, nel momento in cui decido di comprare un materasso, poi magari mi puoi dire, ma lo puoi anche finanziare, lo puoi anche scaricare dalle tasse, eccetera, eccetera. Ok, quindi è un fatto proprio di priorità delle informazioni. Forse la questione del finanziamento dovrebbe essere, diciamo, posta in alto, non magari utilizzando quello spazio, però potrebbe essere un incentivo in più per l'acquisto. Sicuramente sì, però io no, come dire, sto dicendo che posso avere il finanziamento, ma se il prodotto tuo non me lo presenti. Sì, magari non così, Cioè. come giusto, se io forse mi sono espresso male, cioè io proprio quei quadrati, punti vendita, test, l'esperto risponde, qualità certificata, news e nostri video, cioè li metterei sotto ai miei prodotti, cioè io gli sto anteponendo queste altre cose a effettivamente quello che faccio. Perché se io guardo solo l'immagine là, che No. materasso. Ovviamente questo noi stiamo guardando il sito web, ma questa cosa si applica a qualsiasi forma di comunicazione. È come se tu iniziassi un'email o una lettera commerciale dicendo
Da oggi anche finanziamento del 20%, detrazione del 55% sull'acquisto. Ma chi vendi? Che vendi? Poi metti una serie di cose, cioè poi sotto metti vendiamo macchine agricole. Va bene, no, va bene se tu questa cosa la fai a quello che è un tuo già cliente, cioè già sa che tu vendi le macchine agricole, gli mandi una lettera e gli dici, ah, lo sai che da oggi puoi acquistare la nostra macchina agricola con finanziamento, scarichi dalle tasse 55%. Ok. Ma se uno ha una fase di presentazione, cioè io prima gli dico i prodotti, quali prodotti sono, cerco di convincere che sono fatti bene, poi dico, ah, lo sai che li puoi avere anche con un finanziamento, c'è cioè una cosa in più, che può essere anche molto importante visti i tempi, però sicuramente non viene i video di materassi e materassi o clicco qui per fare domande all'esperto online, è più importante di questo, cioè non posso cercare, non cerco mai il punto vendita più vicino se prima non ho capito tu che vendi. Ok, prova del giorno dopo, leggi a voce alta, stampa e correggi a penna. Cosa importante, non innamorarti dei tuoi testi. Cioè significa che per quanto tu ci possa buttare il sangue, come diciamo noi a Napoli, su un testo, per quanto tu possa lavorarci tanto tanto tanto, cioè se ti accorgi che non va, non va. Cerchi di recuperare il possibile, però non è che te lo tieni per forza, altrimenti stai facendo un pessimo servizio a te stesso. Ok. Sono le 5, va bene. Detto questo, diciamo, dette queste cose sulla revisione, cambiereste qualcosa nei vostri, nelle email che ci siamo visti, avete scritto stamattina? Ad esempio, molte informazioni potrebbero essere messe sotto forma di punti elenco. Quindi Quella è la prima cosa che uno si accorge. luogo, ora, ora e data, perché potremmo eventualmente, non so se il materiale oppure ciò che serve, Certo. quindi documenti. Cosa bisogna portare, allora, o per la selezione oppure cosa portare per il seminario di aggiornamento? Blocco notes, oppure il vostro portatile, penna, badge di riconoscimento, eccetera. Materiale didattico Incluso, schermo incluso. incluso, ok. Quindi la prima cosa che uno ottiene dopo facendo il laboratorio solitamente è questo fatto di passare, di far uscire, far emergere le informazioni, cioè togli tutto quello che non ti serve, giri di parole, frasi, eccetera, eccetera. Quello che resta cerchi di renderlo anche visivamente molto visibile, cioè lo fai uscire dal blocco, dal muro di testo e tiri fuori praticamente elenchi puntati, elenchi numerati, eccetera, eccetera. Poi, una volta che abbiamo fatto la progettazione, una volta che abbiamo fatto la scrittura del primo testo, un'altra volta che abbiamo fatto la revisione, arriviamo a quella, alla correzione finale. Solitamente le persone fanno quello che c'è in mezzo se lo dimenticano, quindi fanno la prima stesura e poi cercano di togliere gli errori di ortografia. Invece questa è solo una delle ultime cose da fare, solitamente neanche quella più importante. Perché come dicevo prima, se io scrivo un progetto molto bello, molto chiaro, molto accessibile, diretto, eccetera, eccetera, diviso bene, con una buona organizzazione del testo, ci posso mettere anche 4-5 errori di testo dentro, cioè salto una lettera, o salto un verbo o metto un che, un perché senza accento, le persone non lo notano, se lo notano lo lasciano stare, perché tutto il resto è fatto bene. In quel caso quello sì che viene identificato come errore di distrazione e tu sei portato a dire va bene, errore di distrazione, però hanno fatto un lavoraccio sull'organizzazione. Quando invece il testo è pessimo, è breve, è pessimo, non si capisce dove andare, fa giri di parole, usi dei vocaboloni inutili e in più ci metti anche l'errore ortografico, quello è proprio la tomba, diciamo, più di proprio la tomba, diciamo, ok, ci rivediamo la prossima volta. Ovviamente è sempre brutto avere degli errori all'interno di un L'importante è però che testo. siano errori nei tempi verbali. Sì, ma può anche esserci, guarda, perché può anche succedere, perché se un documento di 40-50 pagine può succedere che ci sia una svista. Se tu compri i giornali, oggi sono pieni di errori, sono pieni di errori, perché è proprio la velocità, ormai la scrittura è diventata un fatto veloce. Sempre all'ultimo tempo, sempre all'ultimo minuto, l'email la scrivi 5 minuti prima di mandarla, il preventivo lo scrivi 10 minuti prima di inviarlo, eccetera. Quindi può succedere. Però se questo si somma alle altre cose è un discorso. Se invece è inserito all'interno di un testo fatto bene, comunque chiaro, le persone potrebbero anche dire, vabbè, è una svista. Succede a tutte le sviste. Se invece tu
a un test inutile, poco corretto, in cui mi dai del tu ma io non ti conosco, non si capisce dove stanno le informazioni, ci aggiungi anche l'errore, allora in quel caso non mi stai proprio curando. Quindi, l'editing, cioè la correzione finale, e la revisione sono due cose completamente diverse. Anche se in inglese editing solitamente viene utilizzato anche per indicare la revisione. Però in italiano solitamente la revisione è quello che abbiamo detto. Cioè, la revisione comporta una modifica anche profonda del testo. Cioè, in fase di revisione puoi decidere che hai sbagliato il destinatario. Ah, io pensavo di dover scrivere alle aziende, in realtà voglio fare dei corsi di formazione, pensavo di voler scrivere a delle persone, in realtà io devo scrivere all'azienda per fare dei corsi sulla sicurezza, ad esempio. Quindi ho sbagliato proprio il destinatario. Oppure ho dato del tu, ma in realtà dovevo dare del lei. Sono stato molto colloquiale, invece dovevo essere più formale, o viceversa, diciamo. Dovevo mettere prima dove si svolge l'evento e poi successivamente le informazioni meno fondamentali, invece ho fatto una lunga introduzione e ho messo invece l'orario. Il luogo dove si svolge alla fine, quindi decido di portare questa cosa su. Quindi quando io parlo di revisione parlo anche di dire sto testo fa veramente schifo, lo devo scrivere da capo, quindi oppure cancello intere parti. L'editing invece è la pulizia finale. Allora, perché ce l'ho messo l'accento, ma qua è un congiuntivo, ma qua è meglio se lo scrivo al presente? Fammi controllare che non ci siano degli errori, eccetera, eccetera. Cioè è la pulizia finale, sostanzialmente, non va a incidere molto sulla struttura. In quel caso la struttura abbiamo già dato per scontato che va bene quel testo. L'editing dice togliamo, sì, raffinare, togliamo degli elementi secondari. Vediamo un esempio di editing. Cosa notate? Quindi in questa fase ho già deciso, ad esempio, o di dare del voi, allora in questo caso ho sbagliato ti, ok, oppure ho deciso di dare del tu e quindi ho sbagliato contattateci. Quindi supponiamo che quindi io qua ho scelto contattaci, eccetera. Quindi ho già deciso di dare del tu, quindi penso a un destinatario, a un testo informale, perché sto parlando magari a un giovane, una persona con cui ho conoscenza, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa qui del dare del tu, uno stile diretto e informale, l'ho già decisa in fase di scrittura e poi l'ho confermata in fase di revisione. E quindi ho scelto di dare del tu. Nel caso in cui, ed è l'editing, nel momento in cui invece supponiamo che io scriva contattaci allo 0 per chiedere ulteriori informazioni, ti risponderemo entro 24 ore, sono alla fase finale e io dico ma contattaci, ma questi sono manager che io non conosco e sto utilizzando il contattaci, è giusto il contattaci? Invece ti accorgi e dici no, non è giusto, tu torni indietro e devi ricominciare da capo, perché se sei stato, hai dato del tu e sei stato molto formale, invece ti accorgi che stai parlando a un manager, vuol dire che dovrai cambiare probabilmente l'80% della lettera, non solo il pronome, non solo ti basterà passare da lei al tu, ma ti accorgerai che con il tu sei stato molto diretto e colloquiale, quindi invece con il lei dovrai essere più formale, togliere dei vocaboli, togliere determinate strutture di frase. Quindi questo è revisione, cioè quando mi accorgo che ho sbagliato, volevo parlare alle aziende, ho parlato ai singoli, volevo parlare alle donne, invece devo parlare ai maschi. Volevo presentare un servizio, invece dovevo presentare un altro servizio. Li volevo invitare a contattare, invece io semplicemente a telefonare, invece io li voglio spingere a compilare un form sul web. Sono due cose diverse. Che se io devo scrivere una lettera in cui voglio invitare le persone a chiamarmi, metto delle informazioni, ok? Però se io voglio invitare le persone a compilare un form sul sito web, prima di tutto li devo invitare ad andare sul sito web. Quindi invece di dargli delle informazioni, ti dirò sul nostro sito web troverai questo, questo, questo e questo. Vai sul sito web, cercherò di portarlo lì e poi successivamente a contattare. Quindi questa è la revisione. L'editing è semplicemente che ho messo contattateci pensando che ho di distrazione, mentre in realtà io sto dando all'interno della lettera sto dando del tu. Quindi tolgo, rimetto contattici e sto a posto. Questa l'avete vista qualche volta? Provate a leggere. Chi vuole leggere?
No, vabbè, allora leggi tu, vai Stefano. Riesci a vederlo? Se ti metti davanti, riesci a leggere? Leggo corretto? Sì, devi leggere quello che vedi, diciamo. Facile. Vai, Se inizia. cnodo un prof No, un devi leggere quello che vedi, non quello che vedi le parole, cioè quello che viene, ti dice il tuo cervello. Allora, secondo un professore dell'Università di Cambridge, non importa in che ordine appaiono le lettere in una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano al posto giusto. Il risultato può sembrare molto confuso, nonostante tutto si può leggere senza molti problemi. Questo si deve al fatto che la mente umana non legge ogni lettera una a una, ma la parola nel suo insieme. Questo ti fa capire perché, dopo che hai letto 50 volte una cosa, dici: vabbè, non c'è nessun errore. Clicchi sul tasto invia e vedi laggiù che insieme, in realtà sta scritto isineme. Oppure finché un web dice: vabbè, posso anche correggere la parola sul sito web, ma quando hai mandato tipo 50.000 brochure in stampa, costo 40.000 euro, no? E tu leggi: ma come ha fatto a scapparmi parola qua giù che ho scritto paora, perché in effetti il cervello opera questo processo di risparmio delle risorse, quindi tende a risparmiare le risorse, quindi a completare parole che vede. In realtà il nostro cervello qui vede il risultato, perché se dovesse ogni volta ricominciare da rius talato, e che vuole dire rius talato? Serb mare, cioè in realtà già completa da solo, e quindi questo ti fa capire perché facciamo un sacco di errori pur leggendo 50 volte le cose, perché alla 50ª volta che hai letto una cosa, il tuo cervello ti sta dicendo che là sta scritto secondo, ma in realtà sta scritto secnodo. Ok? Ed è il motivo per cui il testo deve essere stampato e letto parola per parola con molta attenzione, lentamente, prendendosi del tempo, senza correre, facendo delle teste e possibilmente facendo leggere a qualcun altro, anche che non è un esperto, semplicemente perché quella persona non ha quell'effetto di completamento che invece si è già messo in moto nel tuo cervello alla 50ª volta che leggi lo stesso testo. Il tuo cervello in quel caso lo vede sempre già corretto e completato. Invece una persona che lo vede per la prima volta coglie subito l'errore. Ed è per questo che le persone, tu gli fai leggere questa cosa, la prima volta vedono un testo e dici: ma là c'è un errore, perché gli balza all'occhio, cosa che invece a te non succede più. Una delle tecniche, ovviamente non fidatevi del correttore di Word, perché anche per Word il correttore di Word Windows è un errore, se ve lo sottolinea in rosso, anche se è il suo papà, non vi dovete fidare di voi stessi, nel senso che ognuno di noi tende a fare sempre gli stessi errori, cioè soprattutto quando si digita al computer inverti delle parole, e quindi per chi scrive molto potrebbe essere una buona idea ricordarsi in fase di scrittura quali sono gli errori che fai spesso. Ad esempio, io inverto sempre due lettere su determinate parole, diciamo. Lo facciamo tutti. E quindi già quando stai per scrivere quella parola si dovrebbe attivare qualcosa per capire: sto per sbagliare. Poi, sempre per eliminare gli errori e le sviste, controllare un solo errore per volta, cioè controllo tutti i verbi. Oppure tendo a scrivere perché con l'accento sbagliato, oppure mi dimentico di mettere l'accento su e, congiunzione e verbo, eccetera, eccetera. Ditemi. Molte volte le frasi sono monche, cioè si chiudono ma senza un punto, punto e virgola, eccetera. Bisogna controllare sempre date, numeri, cifre e simboli, in questo caso cercando sempre di essere coerenti, cioè se io scrivo una data come 12, poi maggio a lettera e poi 2014, non posso poi dopo scrivere 12 trattino 14 14 oppure maggio 12 14 eccetera, cioè non cambia molto, però dà un'idea comunque di credibilità, di attenzione, soprattutto poi nei documenti lunghi aiuta il lettore a risparmiare energia. Poi controllo la completezza delle frasi, alcune frasi dice: vabbè, la scrivo dopo e poi resta lì monca. Controlla soggetti e verbi, cioè che ci sia sempre tu perché ridacchi. No, sto pensando ad un esempio, non posso fare molti. Vabbè, facciamo, tanto siamo in streaming, No, alcuni testi universitari, cioè, sono incomprensibili, cioè, sono solo incomprensibili. E quindi in particolare
frase non ha un senso, cioè si perde in tanti rimoli che alla fine non comunica nulla. Davvero, per interpretare un periodo. Mi ricordo una volta stavo facendo un esame di filosofia politica e c'era un libro che si chiamava La Praxi, scritto dal professore, e veramente non si capiva. Cioè, a parte che c'erano interi 20-30 pagine tutte in tedesco, di Hegel, già in italiano, tutto in tedesco. E io andai dall'assistente, dottore, mi scusi, ma io veramente non... Cioè, che significa questo passaggio? Io non capito. Lui mi disse scontonato, anch'io sto aspettando che il professore vada via. O che cambi questo testo. Cioè, non si capiva che era quello, che cosa c'era scritto, non si riusciva a capire. Ancora lo conservo questo testo, ogni tanto vado a vedere qualche pagina per capire. Cioè, erano pezzi di italiano incomprensibili, intervallati da pezzi di latino incomprensibili con pezzi di tedesco. Questo qua sconsolato mi diceva, adesso aspettando che il professore o va in pensione oppure cambi il testo, perché io non le so dire niente. Infatti io cambiai, aspettai 2 anni che se ne andò all'altro mondo, diciamo. Se ne andò proprio. Poi, quindi, controlla soprattutto la relazione tra soggetto e verbo, diciamo, soprattutto quando ci sono delle subordinate tra il soggetto e il verbo si tende a sbagliare. La casa che era stata acquistata, allora l'edificio che era stato acquistato da un gruppo di 500 cittadini, virgola, che l'avevano... vabbè, ve lo dico dopo. Cioè, nel senso che tu crei il soggetto, metti la subordinata, poi l'ultima frase che metti non è più la casa, ma ti riferisci ai 500 cittadini che l'hanno comprato. Ti sembra corretto, poi lo vai a rileggere e dici, ma c'è qualcosa che non va. Però è un errore che solitamente si nota poco. Sì. Sì. Sì, e associ... O scrivi prima il verbo, il soggetto e il verbo e poi ci butti in mezzo semmai una subordinata. Come? Prendi molto bene. Infatti le subordinate, oltre a farti perdere il senso, c'è un test che si usa per vedere se un testo è molto lungo, cioè il test del respiro. Cioè tu fai leggere una persona a voce alta un testo, quando ti accorgi che è diventato troppo lungo la persona prende fiato, perché la casa, virgola, che era stata acquistata dagli lontani parenti, virgola, che adesso avevano deciso di venderla, virgola, eccetera, 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 quando ti accorgi che sei diventata viola vuol dire che la frase è un po' troppo lunga. Poi ovviamente c'è una discussione che si apre sempre nei laboratori sulla grammatica, cioè sul fatto la lingua che cambia, no? C'era Bart, conoscete Bart, no? Il famoso filosofo dei Simpson che diceva io bocciato in grammatica è disimpossibile, cioè disimpossibile non esiste. Però nulla ci vieta di pensare che tra qualche anno, quando tutti cominceranno a utilizzare disimpossibile possa entrare nel vocabolario italiano, nello Zanichelli, no? Ogni tanto arriva il telegiornale e però è entrato nel vocabolario, perché la lingua è una cosa viva. Ok, quindi bisogna anche essere flessibili. Ovviamente X che per indicare perché, probabilmente speriamo che non entri in molto mai. Quindi, alcune regole sono immodificabili, no? Antonio è nato il 23 febbraio e lo scriveremo, spero, sempre così. Però altre cose, all'uopo, la signoria vostra, il famoso magnifico rettore, lei maiuscolo, proporvi V maiuscolo, eccetera, eccetera, uno spera che prima o poi vadano a finire. Però questo per dire che la lingua è molto, è un organismo vivo. Se non fosse così adesso parleremo ancora in latino o come Manzoni. Però ovviamente ci sono del rispetto per la grammatica da tenere in conto, soprattutto nelle comunicazioni molto informali. Altrimenti vi potrebbe succedere, vi succederà, che vi arrivi magari un curriculum del famoso mi piacerebbe un casino lavorare con voi, oppure che invece di cordiali saluti ti mettono la faccina, quindi il sorrisino che tu là lo vorresti uccidere, perché chi sei per mettermi il sorrisino? Quindi bisogna fare il ragionamento che noi abbiamo fatto, cioè stai scrivendo alla tua fidanzata, ci metti X che col sorrisino e il cuoricino lampeggiante. Ma se devi scrivere all'amministrazione pubblica o se un'azienda, altra azienda, un professionista, altra azienda, magari uno evita di mettere il cuoricino, eccetera. Ok, fate le vostre domande, abbiamo un 3/4 d'ora, se avete qualcosa di vostro da farmi vedere, ci facciamo 2 risate. Forza, coraggio!
Dai, lui lo sta dicendo, ha trovato coraggio, dai. Sì. Diciamo, la maniera più semplice, quindi sarebbe quella di innanzitutto salutare, tra virgolette, quindi gentile, greco, eccetera, e poi presentarsi e diciamo, come dire, vai, vai avanti, vai. Dico, lasciare poi tutti i dettagli del curriculum, quindi lasciare nella lettera solo magari un elenco puntato. Allora. Allora, ricominciamo da quello che ci siamo detti stamattina. Qual è l'obiettivo di questa tua comunicazione? Cioè, con un curriculum, farmi assumere. Ok. Farti assumere però è già una fase successiva. Ok. Diciamo, le mie capacità. Il tuo obiettivo principale è far leggere il tuo curriculum, che è il presupposto per poi andare a fare la selezione e poi magari essere assunto. Quindi, che cosa convince una persona che riceve l'email ad aprire poi il tuo curriculum? Quel testo che ci siamo detti. Quindi, cosa ci devi mettere in quel testo? Un saluto. Prima di tutto un saluto. E quello... Mo apro un attimo una cosa, anche se non è intestata. Sì. Sì. E non la carta, non la corrispondenza cartacea. Sì. No, aggiungo un'altra cosa. L'email in questa fase storica è stata sostituita dall'instant messaging. Cioè ci sono ragazzi che sono noi nativi digitali, ma quelli che adesso hanno 12-13 anni, che non hanno mai avuto un'email. Adesso hanno semplicemente un account Facebook, un account WeChat, un account di un altro tipo. Cioè loro non hanno neanche un indirizzo email. Quando gli dici mandami una mail, dici ma io non ce l'ho l'email. Cioè un ulteriore... Mettiamo un'esperienza mia istituzionale. Ok. No. Ok. Ok. In realtà iniziare una lettera con un saluto di buongiorno non ha una traduzione dal telefonato, cioè del linguaggio verbale. Ciao, come stai? Buongiorno. Cioè, sì, io non intendevo il saluto temporaneo, buongiorno, tipo egregio, sì, gentile. Non mi sto rivolgendo, buongiorno, cosa che... Cioè, siamo portati quasi a tradurre un'altra telefonata con una lingua. Quindi c'è questa questione. Le istituzioni usano la mail oggi solamente per il trasferimento di una lettera, di un documento già fatto, non usano la mail per corrispondenza ufficiale. Sì. Perché se la usassimo per corrispondenza ufficiale dovremmo riprendere il testo classico, cioè comune delle carte, la AD, il 15 settembre, aspettate, cioè quello che fa il protocollo, diciamo. Ecco, fare in questo modo. Sì. Certo, invece di telefonare. Certo. Questa è una considerazione. Quindi diciamo, quando io scrivo in realtà non mi sognerei mai di dire buona giornata se è una comunicazione ufficiale. Dico buongiorno, buona giornata se sto parlando con un amico. Certo. Così come se dovessi chiamarlo per telefono, queste cose. E questa è una questione importante, diciamo. Per cui a chi utilizza la mail per interfacciarsi con in realtà deve essere molto formale, cioè la mail deve essere proprio la lettera, cioè anche qui internet è semplicemente una trasmissione della moto, la moto deve avere sempre le caratteristiche formali, non può avere caratteristiche, diciamo. No, sta succedendo una cosa che fino a qualche tempo fa, diciamo quella fase di passaggio in cui la carta era prevalente, però molte amministrazioni hanno cominciato a utilizzare l'email perché è indubbiamente molto più pratico, molto più veloce. E poi quando poi si tratta di passare alla fase ufficiale, si fa comunque la carta, il protocollo, eccetera. Certo. Sì. In quella fase di...
l'email era ancora considerato un mezzo, diciamo, tra virgolette, informale. Adesso invece sta succedendo che l'email sta diventando un mezzo anche, tra virgolette, formale, cioè in cui metto degli allegati. Certo. Perché mi dà il tempo di riflettere e rispondere. Pensare, e soprattutto mi dà il tempo giù che io ritengo giusto per rispondere. Certo. Rispondo la sera, no, mezzanotte, mattina quando arriva. Il telefono è uno strumento invasivo. Diventa un fastidio, un qualcosa che mi blocca e diciamo mi costringe poi delle risposte che magari chiedo alle tempo. Certo. Ma questo vale anche per le aziende private, diciamo. Sì, sì, sì. Poi è chiaro che mio figlio sicuramente non sa più questa gente, mio figlio è completamente altro. Certo. No, no, ma è corretto, diciamo, anche nelle aziende private è la stessa cosa, cioè la telefonata è un'invasione di campo, cioè io sto facendo altre cose, magari sono un altro telefono, sto scrivendo una mail a qualcun altro e mi squilla il telefono, allora devo rispondere, nel momento in cui rispondi tu al telefono mi fai delle domande e poi devo interloquire con te, magari mi stai chiedendo delle cose che in quel momento non sono preparato, invece preferisco leggere un'email, l'archivio, la guardo, ti do una risposta e ti rispondo. Sicuramente è un mezzo, come dire, più umano, diciamo così, più consono all'organizzazione del lavoro che ognuno dà a se stesso. Per quanto riguarda invece il tuo discorso, cioè il tuo obiettivo è: io devo convincere le persone ad aprire il curriculum, cioè quella è la cosa che uno si deve mettere in testa. Così come se io invio l'email di commerciale, il mio obiettivo è la presentazione, deve servire a fargli aprire la mia brochure allegata o portarla a visitare il sito web in cui io do ulteriori informazioni. Quindi come puoi fare questa cosa qui? Scrivendo un testo di presentazione breve, efficace, d'impatto, in cui metti le cose che secondo te possono convincere questa persona ad aprire. Quindi se lui è un geometra e ha 10 anni di esperienza e adesso è in cerca di lavoro, cioè non è che parte da lontano dicendo sono un appassionato di lettura e scrittura, ma sono anche un geometra. Cioè, io sono un geometra, sono in cerca di lavoro, ho 10 anni di esperienza, ho lavorato per 1, 2, 3, 4 aziende, so usare, non so cosa valga adesso per i geometri, AutoCAD, più questo, più questo, più questo, in allegato c'è il mio curriculum, il mio portfolio di lavori, se lo guardate, vi interessa, possiamo parlarne. Cioè, devi fare il succo del tuo curriculum. Per convincere solitamente si mettono le cose migliori all'interno dell'email di presentazione. Si utilizza tutto quello che abbiamo detto. Non fai giri di parole. Quindi se devi dire ho lavorato per 4 aziende, sono tutte 4 importanti, non metto ho lavorato per Fiat, Chrysler, Alfa e Mercedes. Metto ho lavorato per Fiat, 2, oppure metto Mercedes, 2 Chrysler, 3 Fiat, 4 Alfa, 1, 2, 3, 4, è molto più visibile come cosa che non andarla ad affogare, quindi non la prendo da lontano, mi sono diplomato nel 1990, poi ho eseguito un corso di specializzazione, eccetera, eccetera, queste sono cose che tu metti nel curriculum verso la fine, okay? In questa fase qui non hanno senso, quindi nel testo tu ci metti tutto quello che secondo te può portare la persona ad aprire. Dimmi. Fosse l'introduzione. Come se fosse il succo strettissimo del tuo curriculum. Diciamo che bisogna partire dal curriculum. Bisogna partire dal curriculum. Solitamente le cose più importanti sono le cose principali, cioè quelle che hai fatto per ultimo, le tue esperienze, quindi tirar fuori quello che secondo te, magari tenendo conto che stanno arrivando altri 10 curricula o 20 curricula, è la cosa che ti differenzia da un altro. Che probabilmente tutti diranno le stesse cose. Sono un architetto, sono laureato in architettura, e quello ti fa bravo, per essere un architetto deve essere laureato in architettura. Però, fase successiva, dopo architettura, che hai fatto?
non ho fatto niente, però mi offro per fare uno stage gratuito in cui vi do anche io qualcosa di soldi, diciamo, quella... oppure so utilizzare questo software specifico e magari sai che altri 9 non sanno utilizzare, quindi convincere dipende molto da quello che tu stai facendo, dal tuo il prodotto sei tu, però se vendi una cosa il prodotto ha delle caratteristiche, se sei in amministrazione pubblica in quelle prime righe tu ci devi mettere altre cose. Se vi interessa molto l'email possiamo... altre domande? Vedere velocemente, anche perché questa è una lezione a parte, diciamo, ma secondo me riconoscete tutti questi elementi, no? Campo da Antonio Esposito, l'oggetto, il campo che contiene gli allegati, i saluti iniziali, quindi saluti iniziali, il corpo del testo, la chiusura, quindi saluti e la firma. Ok, come ci dicevamo stamattina, il campo da è uno di quelli fondamentali, cioè da chi mi arriva l'email? Se tu stai scrivendo a un'azienda in cui ti stai proponendo, l'azienda non ti conosce, quindi in quel caso è molto difficile avere attenzione, perché i mittenti oscuri, i mittenti sconosciuti eccetera fanno pensare a qualcuno che ti può dare, sta cercando di mandarti un virus, darti fastidio, vendere pubblicità. Ovviamente se io sono un'azienda che riceve email tutti i giorni, in quel caso sono in fase di selezione, mi devo aspettare che mi arrivino dei mittenti. Però se il mittente è sconosciuto, ad esempio, è meglio scrivere da inviare una mail in cui da Antonio o da Antonio Rossi, ufficio risorse umane, o per da info o da ufficio personale Novatec? Nel secondo caso è molto più chiaro. Ok, la prima ti può far pensare che sta arrivando un virus, che ti stanno inviando della pubblicità, eccetera. Nel secondo caso hai già una visione chiara da dove sta arrivando l'email. Se, scusami, prendiamo il caso Paese, se noi mandiamo una mail da info@forlen.it, sì, che dall'indirizzo personale di, certo, Forlen, cambia qualcosa? Cioè può far indurre... Dipende a chi stai scrivendo. Di solitamente l'email deve essere comunque intestata, cioè nel senso non basta mettere info@forland.it, ma sì, cioè devi mettere l'alias, cioè ufficio formazione, ufficio vendita, ufficio acquisti, perché info@forland significa niente se stai inviando l'email a una persona sconosciuta che non ti conosce, no? Più giusto mettere associazione Forland, istituto formazione Forland, già stai dando delle informazioni in più. Allora, quando vi arriva un'email, voi in base a cosa decidete se aprirla o no? Da, il campo da e il campo oggetto. Quindi se vi arriva l'email da vostra sorella, quindi campo da, anche se l'oggetto è vuoto, io la apro, è mia sorella, mi sta scrivendo, ok, è un mio amico. Se mi arriva invece l'email da uno sconosciuto, diciamo, info@xy, e l'oggetto è vuoto, la prima cosa che pensate qual è? Virus, spamming, qualcuno che mi vuole vendere qualcosa, eccetera. Quindi il campo da è importante perché una persona decide se leggere un'email in ragione di questi due elementi principalmente, da chi arriva e in base a quello che è l'oggetto. Quindi se il mittente è conosciuto, lo conoscete, l'oggetto perde la sua importanza. Se invece il mittente da cui arriva è sconosciuto, in quel caso è l'oggetto che può fare la differenza sul fatto che venga aperta o non aperta, cestinata. Allora, per tornare alla famosa telefonata, diciamo, un mittente ambiguo è un'email, che è una telefonata anonima praticamente, è uno che ti chiama, ti sta scrivendo un certo Antonio o un certo Joe, che ti piglia e ti invia un'email con un oggetto vuoto. È come qualcuno che di sera ti chiama e dice: ciao, come stai? Tu la prima cosa che dici: ma chi sei? Non riconosca la voce, chi sei? Quindi, più abbiamo detto l'oggetto è specifico, quindi vago e incomprensibile, più aumenta l'importanza del campo da chi arriva. Ovviamente quando faccio questo tipo di ragionamento lo faccio tenendo conto persone che magari ricevono 10, 15, 20, 30 email al giorno, cioè in cui devi fare una selezione. Cioè, per farvi capire, se io adesso apro
Da quando è che non lo apro? Dal mettiamo un attimo. Niente. Cioè si perde mezzo da solo perché c'è male. Purtroppo non si può fare niente. Perché nel senso che è una cosa a livello. Lo spamming mondiale, non so quanti miliardi di email girano tutti i giorni. Non è una cosa che può fare il singolo. Viene fatta a livello di server, di lotta, eccetera, eccetera. Quindi è anche molto pericoloso cercare di impostare le proprie email personali in modo da fermare lo spam, perché c'è il rischio concreto che qualcosa non ti arrivi. Non si può fare veramente, si può fare veramente poco e niente. Quindi, se il campo dà, subito dopo il campo dà, il destinatario legge l'oggetto, che è quello che facciamo tutti. Da scrittura.org l'oggetto è questo, per capire se è interessante, se può essere aperto. Quindi, qua ritorniamo a quelli che ci siamo detti stamattina, no? Anche da collega e collega uno ti può inviare un'email in cui scrive leggi qui è importante. Cioè, siccome hai dovuto scrivere leggi qui è importante, facevi prima a dirmi che cosa è importante. Perché ce ne scambiamo una al giorno è un discorso, ma se ci scambiamo 50 email al giorno, leggi qui è importante, ogni volta mi costringe a capire. Siccome io devo fare sempre una selezione, cioè c'ho il sindaco che mi scrive, il dirigente che mi scrive, l'altro che mi scrive, quello che vuole sapere informazioni, magari questo qui, quello che per te è importante, per me è l'ultima cosa della giornata. Quindi riunione rinviata può andare bene anche come oggetto, ma riunione 13-9 rinviata al 39 mi permette di capire, ok, non devo neanche leggere, ok, vado avanti successivamente. Famoso apri immediatamente questo messaggio. Oppure informazioni importanti, sicurezza, dipendenti, reparto, acquisti. Cioè, più informazioni date nell'oggetto, più è chiaro quello che c'è dentro, più vi risparmiate poi tempo voi a scrivere quello che è l'oggetto, all'interno, che è molto più semplice. Soprattutto evitate che le persone leggano cose a cui non interessano. L'oggetto deve essere onesto e credibile. Chi ha vissuto l'inizio del web sa che molti hanno fatto i soldi con gratis, soldi qui, fai soldi con il web, eccetera, eccetera. Cioè questi oggetti in cui c'era di tutto, Ferrari gratis, eccetera, eccetera, poi aprivi e c'era la pubblicità, oppure aprivi e c'era un virus che ti faceva partire la linea telefonica per l'Australia. Però l'oggetto nell'ambito della comunicazione professionale deve essere onesto e credibile, cioè scrivi promozione se effettivamente stai facendo una promozione 3x2, scrivi grande sconto se stai dando un grande sconto al tuo cliente, non uno sconto dell'1%, ok? Deve essere professionale e possibilmente tutto questo farlo in forma breve. Quindi, una volta definito l'oggetto, andiamo all'interno del corpo dell'email. E qua arriviamo a quello che ci stiamo dicendo prima. Il corpo dell'email è composto dai saluti iniziali, una parte centrale, i saluti finali e una firma, cioè un'intestazione in cui si dice chi è che sta scrivendo. I famosi saluti iniziali, come dicevamo, potrebbero anche mancarci in alcuni casi. Quando tu ti scambi, sei alla 300ª email con un tuo collega, sempre sullo stesso argomento, ti sarai salutato una settimana prima. Non è che ogni volta cominci a dire buongiorno, buonasera, a dopo, ciao, 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 cioè scrivi buongiorno, mi fai sapere quella cosa? Sì, ho visto, ciao, buona giornata. E poi l'altro ti risponde, sì, ma non è come dicevo io. L'altro risponde, allora ti allego questo file, è più chiaro. Però se ti devi presentare un'azienda, i saluti iniziali sono importanti. Quindi, saluti iniziali, parte centrale, saluti finali e fine. Allora, saluti di apertura sono fondamentali. Abbiamo visto aspettabile azienda, gentile ditta, uè, oh, mi piacerebbe un casino, eccetera, eccetera. Quindi, i saluti che aprono il testo dell'email sono la tua presentazione. È come se tu entri, vai a una festa, apri la porta, entri, dove è il whisky, senza dire neanche buonasera. Oppure entri in quest'aula, ti pigli e ti siedi e non dici neanche chi sei. Quindi, poi, sempre rispetto a quello che ci siamo detti, sono una grande opportunità per dimostrare al lettore che lo conosci. È evidente che
fa differenza scrivere gentile Alfonso Cannavacciuolo rispetto a gentile responsabile aziendale? Se io vedo gentile Alfonso Cannavacciuolo, un'email, la leggo. Ok? In qualsiasi modo questa persona si sia procurata il mio nome e cognome, io per un fatto naturale sono portato a leggerla, perché se questa persona mi conosce, sa il mio nome e cognome, mi conosce, sa, mi vuole dire qualcosa. Se invece vedo spettabile ditta, gentile azienda, spettabile schientuno.org, oppure già gentile direttore creativo, gentile direttore mi porta comunque a leggere, perché è una persona che riconosce il mio ruolo, anche se non so, se non sa come mi chiama. Quindi ci sono diversi livelli. Però, scusa, ho trovato su internet che direttore di scrittura.org è... Noi non ci conosciamo. Vabbè. Infatti tu scrivi gentile direttore Cannavacciuolo, ho trovato il suo nome su LinkedIn e ho visto che è il direttore creativo della società. Ho visto che la vostra agenzia mi permetta di inviarle il mio curriculum, oppure volevo offrirle una collaborazione, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente la risposta immediata potrebbe essere: ma chi ti ha dato il mio nome? Okay. Anche se oggi la privacy è morta, diciamo. L'abbiamo seppellito là sotto un ulivo, cioè, chiunque può sapere. Sì, tutto di tutto, a meno che io non sia proprio accorto, riesci attraverso Facebook, LinkedIn o altre cose ad associare il ruolo alla persona. Ed è per questo che diventa più fastidioso quando invece le persone non curano questa cosa qui, perché adesso lo puoi sapere a chi scrive. È sempre meglio quindi mettere gentile il ruolo e poi il nome e il cognome che ho trovato. Oppure metti, no va bene gentile Alfonso Cannavacciuolo, l'ho visto su LinkedIn che lei è il direttore di scrittura, cioè lo metti prima o dopo, l'importante è che sia chiaro che non è che sei andato a scavare nella cassetta postale della persona. Quindi, quando tu usi nome e cognome, già ti stai aprendo una strada, perché già attiri l'attenzione, dici ma chi è che mi sta scrivendo, andiamo, fammi vedere. C'è già se qualcuno già se io scrivo in modo più generico gentile iscritto a Forlent oppure gentile cliente di scrittura.org, sto creando una relazione. Non è forte come il nome, però sto associando alla mia azienda, alla vostra associazione. Quindi è qualcosa che è venuto comunque in contatto. Tu ti chiedi, ma com'è che sa che sono un cliente di scrittura.org, oppure come sa che sono fatta per l'associazione, comunque leggi. Poi più nel generico, gentile signore, eccetera, eccetera, già l'attenzione cala, perché potrebbe scriverti chiunque. Quindi più si è specifici, più si è vicini, magari con nome e cognome, più si ottiene attenzione. Qua arriviamo a quello che ci dicevamo prima. Quindi ho fatto i saluti, da oggetto, saluti, primo paragrafo. A che serve? Attira l'attenzione del lettore. Gentile direttore, ho trovato il suo nome su LinkedIn, ho visto che è il direttore creativo, eccetera, eccetera. Io sono un direttore di un'agenzia pubblicitaria che non ha al proprio interno un copywriter, saremmo disposti a una collaborazione. Oppure, ho visto il suo nome, visto che lei è direttore creativo, io sono un aspirante copywriter e vorrei fare uno stage nella vostra agenzia. Cioè, attiri, sintetizzi quello che gli vuoi far sapere, e poi introduce al paragrafo successivo. Quando hai detto questo, cioè dove trovate il nome, che cosa vuoi fare, perché stai scrivendo, poi dopo puoi andare nel dettaglio. Gli puoi mettere una presentazione del curriculum, gli puoi dire le tue esperienze, gli puoi dire che cosa vuoi, dove abiti, che fai, glielo puoi dire dopo. Okay? Però nella prima fase tu ti sei attirato l'attenzione. Tanto, se non riesci a attirare l'attenzione, a lui non gli interessa, puoi scrivere anche un'email di 5 km, dopo il primo paragrafo non continua a leggere. Quindi mette le cose importanti prima e poi vai ad approfondire dopo. Quindi serve da introduzione al contenuto successivo. Date questa email. Riuscite a vedere? Lo pago, Come la vedete? Si potrebbero eliminare le cose. Ok. Tipo? Cioè,
Ma dovesse essere espertissimi adesso, quindi. No, vabbè, per me cioè, il fatto che sia stata rinviata perché deve essere adeguata agli standard di sicurezza da lei, cioè non mi frega niente. Ma è importante che quel giorno possa andare al mare. Cioè. Quindi diventa così. Allora, sottolineiamo in giallo le informazioni fondamentali, ok? In verde quelle che possono essere spostate in una parte secondaria e in rosso quelle che possono essere eliminate. Quindi, come dicevi tu, che avevamo fissato per corrente la sala riunionica doveva essere adeguata agli standard di sicurezza della legge 626, tutta roba che a noi non ci serve. In relazione alla, la possiamo togliere. Cioè, quelle che a noi ci interessa sostanzialmente è questa che è stata spostata, quindi che sta per ultima. Quindi potrebbe diventare così. Magari ci possiamo andare ad aggiungere anche altre cose, cioè che è stata, perché è stata, siccome la gente ti scriverà perché è stata spostata, ok, perché la sala non è più agibile, cioè glielo puoi mettere dopo, alla fine. Quindi secondo quella che è la tecnica della piramide invertita, che voi vedete in questo caso, che vi serve per tutti i testi, ce lo siamo già detti stamattina. Informazioni fondamentali in alto. Poi quelle importanti, poi quelle secondarie, poi i dettagli, poi tutto il resto. Diciamo, al momento in cui seguite questo schema voi avete già risolto gran parte dei vostri problemi. Qual è l'informazione fondamentale di un curriculum? Che so usare questo software, oppure che ho 20 anni di esperienza, oppure che la mia macchina agricola sta in offerta e costa 50% in meno, oppure che il tagliando lo stiamo dando gratis, eccetera, eccetera. Ok? Oppure che state facendo il corso in laboratorio sul key management ed è gratis. Queste sono le informazioni fondamentali. Poi vengono quelle più importanti, poi quelle secondarie, i dettagli, il resto fino a scendere. Quindi quello che sta in alto è importante, quello che sta giù non serve a niente. E torniamo al famoso titolo del giornale. Questo è il titolo, informazioni fondamentali. Questo è il sottotitolo e tutto il resto, anche se non lo leggo, ho capito dove hanno fatto l'incidente, se c'è un morto, eccetera, eccetera. Poi, quindi abbiamo detto il corpo, secondo questo criterio, poi i saluti e la firma. Anche nel saluto iniziale e nel saluto finale è importante stabilire il livello di formalità, no? Come ci siamo detti. Quindi salve è una cosa, ciao è un'altra cosa, arrivederci è un discorso, cordiali saluti, distinti saluti, buon lavoro, a presto, sono diversi livelli di formalità. Possono essere colloquiali ma tranquilli, oppure possono essere molto distinti saluti, ad esempio è molto formale. Grazie, a presto, può essere educato ma sicuramente non è pesante come potrebbe essere distinti saluti. Ciao, lo scrivi al tuo amico, alla tua fidanzata, alla tua sorella, ma non lo scrivi comunque oppure in un ambito di lavoro, una persona che conosci bene, ma sicuramente non lo scrivi a tutto. La firma è importante perché comunque ti qualifica. Se ti stai presentando alla tua azienda, direttore marketing scrittura SPA è diverso da un'altra cosa. Oppure Antonio Esposito, ditta scrittura.org. Cioè, poi il ruolo in azienda, l'indirizzo completo, il telefono, il fax, l'indirizzo email personale, e adesso si usa anche il profilo Facebook, il profilo Twitter, se lo volete mettere, eccetera, eccetera. Non è indispensabile, però più cose metti, più dai l'idea comunque della tua organizzazione, da chi sta scrivendo, eccetera. Non usate caratteri strani, soprattutto le donne usano questa tendenza a mettere queste cose, i caratteri tipo cartoni animati, eccetera, anche perché non tutti hanno questi caratteri all'interno del computer, quindi qualsiasi cosa metti viene trasformato o in un Times, o un Verdana, un Aria o un Giorgio. Ok, quindi usa un carattere normale, tranquillo. Quindi no, buongiorno, sono Anna di scrittura.org per evidenziare il tuo nome e la tua autostima, ma una cosa molto più tranquilla. Quindi poi l'email non è una chat, non è perché TVB eccetera eccetera, può sembrare una cosa assurda ma a me arriva roba del genere anche all'interno dei curricula. Non usare urgente, il famoso al lupo, no? Non usate urgente e importante se poi non è così, perché quando sarà veramente effettivamente urgente e importante nessuno vi penserà.
Non scrivete tutto in maiuscolo, perché in maiuscolo nel linguaggio del web significa gridare. Corrisponde a ti sto strillando addosso, diciamo. Nell'etichetta, nelle regole dei forum, nelle regole dei chat, se tu scrivi in maiuscolo l'altro ti risponde perché stai gridando. Cioè come se tu stessi gridando addosso. Oltre o che stai cercando di importi. Oltre al fatto che scrivere in maiuscolo impedisce all'occhio di capire il testo, cioè quando tu metti le lettere in maiuscolo metti tutto sullo stesso piano sostanzialmente, invece in maiuscolo all'inizio della frase ti serve proprio a indicare che quella frase sta iniziando, oppure che è un nome proprio, oppure che è una cosa importante. Quando invece scrivi tutto in maiuscolo tu vedi come un blocco unico. Avete mai provato a vedere quei testi in cui sono scritti tutto in maiuscolo? Non si capisce sostanzialmente niente, è ancora peggio del muro di testo con in minuscolo. No, questo non lo facciamo. Il grassetto è molto importante, adesso ne parliamo anche. Quindi, ci sono diversi modi per evidenziare il testo sul web. Uno sono i colori, uno è il grassetto, l'altro è il corsivo, altri sono i titoli. Vediamo il famoso... Guardate conto arancio, no? Torniamo qui per utilizzare proprio le migliori pratiche. Cioè, visivamente che cosa emerge per primo? Come testo, togliamo l'immagine di sopra. Il rosso, poi dopo il rosso, o i bottoni o il grassetto. Ok. Poi successivamente magari il sottolineato rosso e poi il testo normale. Questo è per quello che ci eravamo detti prima, cioè il web non è solo testo, è un elemento grafico che ti viene incontro e che è il risultato di tutto, di questo insieme di cose, cioè di un uso consapevole del titolo, quindi di un carattere più grande con un colore diverso, di elementi grafici, quindi la app, le nuvolette che indicano il colloquio, la zucca famosa, eccetera, eccetera, i numeri per indicare un grafico. Quindi quello che voi percepite è un insieme. Quindi se io voglio sottolineare un elemento, o lo metto in rosso, ma all'interno del testo uso il grassetto e il nero. Così, e qui. Come vedete non c'è il corsivo. Molti usano il corsivo, ma in realtà il corsivo nel web è fastidioso, non emerge poi dal punto di vista dell'usabilità come emerge il testo in grassetto. Ovviamente molti hanno capito questa cosa del grassetto e mettono poi il grassetto a tutto. C'era una mia amica all'università che comprava i libri, poi andavo a comprare gli evidenziatori e evidenziavo tutto il libro. E mi sono sempre chiesto, al momento in cui tu evidenzi tutto il libro, non stai evidenziando niente. Se tu di una pagina sottolinei tutta la pagina, cioè è meglio che la lasci bianca a quel punto. Si chiama evidenziatore perché io evidenzio una frase, due frasi in modo da farmele venire incontro. Se io metto tutto rosso, tutto giallo, tutto verde, non sto evidenziando niente. Il corsivo si usa poco, ad esempio si usa solitamente nelle insieme corsivo e grassetto. No, secondo me è un po' fastidioso, quindi è meglio avere delle cose distinte, cioè il grassetto evidenzia una fase, il corsivo nel web si usa quasi esplicitamente per indicare o un discorso diretto o un virgolettato, ad esempio una parola straniera, però non si usa diciamo per evidenziare, perché in realtà il corsivo non evidenzia niente, è solo un testo che si sta un attimo e nasce per la carta, quindi è molto difficile trovare nei siti seri del corsivo. Guardate qui, dato questo carattere molto grande, come lo vedete? Io al terzo, mo sono stanco, ma al terzo rigo mi sono fermato a promuove. Cioè molto, un po' troppo grande, diciamo, oltre il consentito, nel senso che... Sì. C'ha un po', fa quasi un effetto tutto maiuscolo a me, cioè nel senso che è molto... Tutto, tutto, tutto. Cioè, anche il periodo
oltre il periodo molto, questo qua siamo nel campo che ci siamo detti prima, cioè proviamo a leggere a voce alta, il famoso test a voce alta, no? Questa azienda come si chiama? Virgola, azienda leader del settore del software di virtualizzazione, promuove l'innovazione nelle aziende semplificando le attività operative dell'IT e rendendole più competitive. Virtualizzando l'infrastruttura, dal data center al cloud ai dispositivi mobili, consente al reparto IT di fornire servizi a qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque. Avete capito qualcosa voi? Ok, mo sarà anche una grandissima azienda, per carità, credo che sia anche così. Poi, vediamo invece quest'altro effetto di testo. Qua qualche grassetto ci poteva andare, no? Invece è la... Sì, guardate, questa è la struttura classica di un sito web standard fatto da chi di web non capisce praticamente niente. Home, azienda, chi siamo, dove siamo, certificazione, eccetera. Prodotti, referenze, download e contatti. Cioè, riorganizziamo un attimo la gerarchia di quello che ci siamo detti prima. Cioè, quale cosa viene prima e cosa viene dopo. Io sono azienda, che devo fare? Devo vendere, sennò chiudo. Quindi la cosa più importante sono i prodotti. Poi dopo i prodotti, che cosa è importante qua in mezzo? Tra contatti. Contatti o referenze e contatti. Dipende dalle referenze che hai, perché se tu hai fatto il parquet per la sede dell'ONU a New York, potrebbe essere una referenza, ma sicuramente da giocarsi, ma non così. Ok? Poi download, che significa download? Se io clicco che mi scarico un virus adesso, che mi... Quindi, prodotti. Quindi questa, vediamo la home come è organizzata. Magari... Ah, quindi non era quella? No, quella è il chi siamo. Era azienda leader. Ritorniamo sempre al discorso di prima. Dove stanno i prodotti qua? Cioè, hanno paura di vendere i prodotti. Voi sapete sapere che chi fa i siti solitamente si considera un artista mancato. Cioè, io potevo diventare Picasso, invece mi trovo a fare i siti web. Quindi un po' ci vergognano a utilizzare, a mettere i prodotti, ad essere molto commerciali e molto diretti. Come notate, diciamo, anche in questo caso i prodotti sono completamente assenti. Dove sono? Tu hai utilizzato tutto il suo sito web per dirmi made in Italy, bioedilizia, manutenzione, idee, perché, e non mai messi i prodotti. Io me li devo andare a vendere, a prendere qua. Ma perché se invece di mettermi questo mi mettevi parquet, pavimenti per esterni, laminate e boiserie, non era meglio? Non mi avevi fatto un favore come cliente? Quindi prima la manutenzione, prima ancora di comprare, vendermi il prodotto, già mi stai vendendo la manutenzione. Quindi andiamo in prodotti. Questo potrebbe anche far venire una crisi epilettica, diciamo, a qualcuno. Potete utilizzare anche come ipnosi, praticamente. Guardate, vi mettete un po' così e dopo un po' siete svenuti. In realtà c'è tutta un'ipnosi per poi convincerti ad andare a comprare. Ci sono tanti siti che poi hanno tanti richiami, cioè, questo è ancora il residuo del periodo in flash, cioè c'è stata una tecnologia che si chiamava flash, che si utilizzava per fare i siti web, che tu entravi e vedevi quelle cose fantastiche, continuavi a cliccare sopra cercando di andare da qualche parte e non andavi da nessuna parte. Poi per fortuna adesso flash è morto. Però, se vedete qui, in questo caso il chi siamo, non c'è un grassetto per dire a quello, ci sono solo le date. Guardate questo paginone. Questo paginone invece come potrebbe essere, un attimo che vi vedo, se ve lo trovo qua in mezzo, Giuro che ve lo trovo. Forse.
facciamo così, facciamo prima. Guardate il modo più attuale ed immediato di rendere le informazioni. Ve ne cerco uno che conosco. Ce n'avevo una. Non si vede. Cioè questo è un modo, si chiama infografica, cioè il risultato dell'unione tra le informazioni di testo e una grafica invece molto... Ecco qua, questa è una che sta circolando molto e che può essere utile. Ok, impara a scrivere in italiano. O fottiti, vabbè, lasciamo stare. C'è è diverso da c'è. Ok, buono, adesso non si riesce a leggere. Gestazione. Tutte le parole che finiscono in azione. È così per tutte le parole in zione. Mai 2z, c'è scritto. Adesso non riuscite a leggere. Troncamento verso accento. Da e da sono diversi. Da mangiare al tuo spirito è un imperativo. Il prete dà una botta al chierichetto, presente indicativo, c'è da studiare una preposizione. Né non è uguale a né. Ok, sono le stesse cose che tu puoi rendere anche scrivendole semplicemente sotto forma di testo, però è evidente che scritte così hanno un impatto diverso. Ok? Sì con l'accento, cioè il contrario di no. Si scrive con l'accento, senza diventa la particella sì di. Sì, va bene, questo è... non ve lo leggo. Ok, una cosa simile. Cioè, oggi sono, grazie al web, ci sono modi molto semplici per rendere le informazioni accessibili. Cioè qua siamo in quel campo che abbiamo visto prima dell'organizzazione visiva delle informazioni, cioè unendo il testo, cioè dei buoni titoli, dei testi sintetici con una grafica accattivante fatta per bene, eccetera, voi riuscite a far veicolare delle informazioni che messe solo in formato di testo sarebbero praticamente incomprensibili. Questo ad esempio potrebbe essere un'infografica per spingere le persone a utilizzare meno plastica. Allora, un vortice di spazzatura. Ormai la maggior parte di noi sa fare che esiste una larga chiazza di plastica galleggiante nel mezzo dell'oceano Pacifico, eccetera, eccetera. Quindi c'è la chiazza al centro. Formazione. Dai 100 miliardi di chili di plastica che le persone usano ogni anno, circa il 10% finisce in mare. 70%, eccetera, anche qui si può rendere un po' meglio. Il contenuto. Il 90% dei rifiuti galleggianti è costituito da plastica. Fotodegradazione, il sole degrada la plastica in pezzi sempre più piccoli ma non riesce mai a degradarla completamente. Qua ti dice il 39% è più grande di un millimetro, dice 35 è un millimetro di larghezza, eccetera, eccetera. Poi qua, dimensione, prodotti chimici, posizione, impatto e poi c'è questa cosa in mezzo che è l'isola praticamente della plastica che gira nel mare. Cioè queste stesse informazioni rese sotto forma di una pagina, probabilmente diventano questo. Ok? Che tu non riesci, cioè non riescono a emergere. Però se tu lo fai così, invece, è molto più semplice. Ad esempio, questa è un'infografica sui treni Italo, Freccia Rossa, eccetera eccetera, più veloce dell'aereo, adesso non si riesce a vedere. Quindi questa è la sintesi migliore, diciamo, di tutto quello che oggi si può fare
con i mezzi che noi abbiamo a disposizione, test più grafica, eccetera. Ovviamente non tutti riescono a fare questa cosa qui, deve avere una persona che sa utilizzare la grafica, però è un buon modo di studiare le informazioni, cioè come possono essere veicolate. Cioè questa cosa qui si può fare anche se tu non hai un grafico vicino, cercando di togliere tutto quello che è superfluo e facendo emergere le informazioni fondamentali e lasciando quelle secondarie. Questo è tutto. Domande? Ti è piaciuto? È stato utile? Sì, molto. Questo è importante. Quindi fai firmare una mail con staff? Staff non esiste. Esiste uno staff? Sì, però un'email viene scritta da una persona, non viene scritta da uno staff. E capisci perché non ti rispondono quelli a cui hai scritto ultimamente? No. Ecco perché. Cioè staff non è, l'email viene scritta sempre da una persona. L'email è un mezzo comunque di comunicazione personale alla fine, quindi viene scritta da una persona. Sempre, una lettera viene scritta da una persona. La pubblicità non ci metti la firma sotto perché quello è un mezzo da un'azienda verso molti, però l'email è sempre un mezzo da uno a uno, cioè qualcuno fisicamente si mette a scriverla, quindi non firmarla può dare segno di o non credibilità oppure di non, come dire, di non attenzione al destinatario, ammesso che quello pure ti voglia rispondere, che scrive gentile staff, dovrebbe poter rispondere Stefano oppure Marilisa oppure qualche altra cosa. Inviare una mail a una persona che non dovrebbe essere diretto interessato è peggio. Stai zitto, sì, è meglio. No, meglio c'è un problema fondamentale con gli enti pubblici. I ministeri sono i siti, secondo me, chi studia i siti dei ministeri, la maggior parte non sono persone umane, perché riuscire a trovare l'incaricato a cui mandare la mail è fatta apposta. Cioè, trovare l'altro per parlare è la stessa cosa. Io faccio l'esempio del Ministero dell'Interno a cui ogni tanto dovevamo inviare una mail di chiarimento riguardo una legge, ci sono arrivato per vie traverse alla fine al responsabile, perché sul sito non era esplicitato chi era il responsabile, diciamo, del settore. Allora io mi sono presentato, ho salutato quant'altro e ho premesso nella mail che mi scuso se lei non è, cioè non sapevo, ho detto praticamente non so se lei è la diretta interessata che mi potrà rispondere, però non riuscendo a trovare l'indirizzo giusto mi rivolgo a lei. Lei per tutta risposta è stata: non sono io la diretta interessata, però le do l'indirizzo, cioè almeno questo, però sì, hai trovato una persona cortese, altri in alcuni casi invece non ti hanno proprio risposto. Ma cioè non dipende nemmeno da chi sta cercando di parlare a me. Poi uno dice vabbè, chiamo e il centralino in quel caso mi sa per dire no, per il centralino non rispondono, cioè quindi in alcuni casi è drammatico non riuscire a trovare realmente il destinatario. È fatto apposta. Sì, è fatto apposta, però ecco perché poi dico, tu ti trovi a inviare una mail magari a una persona che quella fortunatamente, gentilmente, mi ha risposto. Infatti se vuoi parlare, se vuoi assicurarti che raggiunga il destinatario, devi scrivere. Una bella raccomandata. Vero? Chi lavora negli enti pubblici me lo dice. Quella viene consegnata. Vabbè, adesso c'è tutta una digitalizzazione, cioè comunque. Diciamo la pelle. No, diciamo il telefono è un po' in disuso, anche perché con la carenza di personale, la figura del centralinista non c'è più. Cioè, in molti comuni ci sono gli istruttori automatici. Quindi c'è anche questo problema, insomma, alla fine, mentre prima c'era una figura che si stava, no? Adesso un fatto organizzativo negli ultimi 10 anni. Con una mail si risponde, proprio come dicevo prima, lo risponderò adesso con una telefonata in questo momento, domani o dopodomani o fra un'ora vado a guardare e ti rispondo, insomma, riesco a realizzare il lavoro. Certo, no, ma il futuro è quello, ma nel giro di qualche anno penso che la carta scomparirà, anche per un fatto di costi. Anche noi abbiamo difficoltà a trovare riferimenti.
Siamo in diretta streaming, eh? Vabbè, diciamo che c'è tutta un'evoluzione in corso, probabilmente nei prossimi anni tutto questo sarà superato, anche con le nuove generazioni che entrano nei ministeri, speriamo, nelle amministrazioni, speriamo. Non c'è lupo, né obbligatorio. Caso è un altro discorso, diciamo. Anzi, già sei fortunato, qualcuno ti dica, qualcuno potrebbe rispondere perché mai scritto, perché non mai scritto, oppure non risponderti, cioè fa prima inoltrarla magari al collega, però pensa che in una struttura tipo il ministero tu scrivi a uno, ma l'altro non l'ha mai conosciuto, questa persona che sta cercando tu, perché stiamo parlando di migliaia di persone, non necessariamente, quindi tutto legato molto alla fortuna, però penso che nei prossimi anni sarà abbastanza risolvibile come cosa. Deve cambiare qualcosa perché è il futuro, diciamo, la comunicazione scritta elettronica via email è il futuro della comunicazione tra cittadino e istituzione, quindi necessariamente deve essere così, se no si blocca tutto. Passate quella certificata. Quindi quella certificata che non è certificata da nessuno, però. In quel caso sono obbligati a risponderti, quindi ti rispondono. Quando invece non sono obbligati è un altro discorso. Va bene, se non avete domande, siamo a posto. Va bene, allora abbiamo concluso anche per oggi questa parte di comunicazione, quindi con oggi concludiamo proprio il modulo dedicato alla comunicazione. Spero che sia, sicuramente ci avrà, grazie al dottor Canavacciuolo, ci avrà aperto nuove strade, sicuramente da domani saremo tutti più bravi a scrivere mail. Speriamo infatti. Allora, ringraziamo Alfonso, grazie infatti. Poi infatti abbiamo i tuoi contatti nel caso abbiamo qualche problema di mail, sappiamo. Infatti. Vabbè. Quindi vi diamo appuntamento al venerdì prossimo, il format è sempre lo stesso, venerdì e sabato. La venerdì invece ci sarà il secondo modulo dedicato alle capacità organizzative, quindi alla gestione del tempo, gestione dello stress, delle riunioni, quindi altro argomento immaginiamo ugualmente importante. Ci vediamo quindi alle 14 venerdì prossimo, alle 15, alle 15. Alle 15, come c'è scritto? Io non lo ricordo bene, però c'è scritto sul programma che avete. Sì, sul programma alle 15, se c'è tutto alle 15. Alle 15, alle 15, alle ore 15, sì. Vi ricordo l'ultima cosa, il form che avete da... Ok, sì, quello è importante perché ce lo richiedono in regione. Grazie a tutti, grazie anche a coloro che ci seguono in streaming. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie.